vicino al mare, e questi terreni sabbiosi aiutano a far venire fuori l'aromaticità dei vini, tramite l'aromatico come Sauvignon. E il tramite l'aromatico è un vino che o lo si ama o non piace tanto, perché risulta appunto dolce al naso, però in bocca è secco. Soprattutto in Friuli si fa in modo magari un po' diverso da come si fa in Trentino Alto Adige, anzi Alto Adige, perché da noi è ancora più secco, cioè il residuo zuccherino è ancora inferiore. Noi facciamo 18 ore di macerazione delle uve, diciamo, sulle bucce, in modo che le uve cedano gli aromi a temperatura controllata, e dopodiché tutto l'affinamento avviene in botti di acciaio. Questa è già la vendemmia 2012, perché da noi gli aromatici sono pronti un po' prima degli altri vini. L'unico vino che abbiamo già imbottigliato dell'ultima vendemmia è stata una 2012 com'annata molto calda da noi e molto secca. Abbiamo dovuto un po' ricorrere all'irrigazione d'aiuto, perché altrimenti sarebbe stato difficile. Ma proprio come diceva prima il signor Andrea Delle Crotte, da noi, e soprattutto dove siamo noi, è una zona ricca d'acqua, ovvero nella pedemontana l'acqua tende ad andare nel sottosuolo e poi ritorna diciamo a superficie proprio poco prima del mare. Quindi siamo fortunati appunto perché i vigneti più vecchi, che hanno le radici più profonde, riescono a pescare da soli l'acqua, cosa che in collina assolutamente non è così. E quindi appunto una vendemmia 2012 imbottigliata ad inizio febbraio, e nonostante il caldo che abbiamo avuto, il corredo, diciamo, aromatico al naso è abbastanza buono, e spero che vi piaccia. Cedo la parola al signore. Io direi che è una bella sorpresa questo vino, perché effettivamente il Traminer aromatico, che è vicino al Gewürztraminer ma non esattamente lo stesso, il problema, appunto, come diceva Serena, è che spesso è esageratamente profumato e anche troppo dolce in bocca, no? Invece questo è un buon compromesso, fa una dolcezza in bocca, al naso, molto suggerita e molto bella, c'ha le note, la rosa, il licis, il ciclamino, c'ha delle note quasi di acqua di Cologna, c'è le note anche qui d'agrumato, note tropicali, cioè in bocca però è un vino tutto sommato che da tavolo si beve bene. Sì, la dolcezza è difficile levarcela dalla testa, la dolcezza, perché queste note sono molto marcate, però direi che in bocca è piacevole. Alla fine l'ultima nota che sentiamo era una sensazione sapida, no? Una sensazione salata che ce lo fa abbinare molto bene, è divertente, pensate ai crostacei, pensate, insomma, sicuramente qui non sulla carne, ma sul pesce secondo me diventa molto molto divertente, ma pensatela anche su una frittura. Su delle, ecco, sicuramente, per non parlare poi della cucina magari esotica, thailandese, qualcosa dove sicuramente si può giocare con la speziatura e divertirsi un po'. Sempre parlando di personaggi, sapete che Costantino, il grande imperatore, si è sposato a Aquileia, io l'ho scoperto ora, o quasi, la moglie di... Cioè, il nome prende, è femminile. Sì, prende il nome, no, Fausta Massima, che era la moglie di Costantino, e si sono sposati a Aquileia. Quindi se l'imperatore romano nel 307 si sposava a Aquileia, vuol dire che non era questa piccola città sconosciuta, era in realtà una delle città più famose e importanti nell'antichità. E questo vino, che chiaramente non poteva che essere per la nota e per i profumi dedicato a una figura femminile, appunto si chiama Fausta Massima, che è appunto il nome della sposa di Costantino. E,